Nel fango disseccato, nell'ambra, nella polvere pressata, nelle pietre. La vita degli esseri lascia tracce dietro di sé. Custodi, astucci, scrigni, prigioni minerali che custodiscono le tracce dei viventi che ci hanno preceduto. Quello che resta. E ci raccontano il tempo. Se non ci sono tracce, non c'è passato. Se non c'è passato, non c'è futuro. La felicità, il mio cuore, il disgusto, la musica, le emozioni, l'affetto che proviamo per le persone, la rabbia. Molto bene, andate piano e lavorate molto nei particolari. Quello che se ne sta andando, 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 quello che se ne sta andando. La non responsabilità è il nostro dipendere da qualcun altro. Le emozioni dei bambini. Sempre nella metà, quindi è tutto, diciamo, in proporzione, metà. Metà, vedete questo, e così arriviamo alla nostra tesserina che più o meno ha questa dimensione. Dopo noi naturalmente con la tenaglia la facciamo leggermente più piccola. Con la martellina impugnala bene, così devi sentirla alla metà, deve cadere, capito? Ecco, basta solamente una piccola botta precisa, tac. Te devi proprio sentire. Facciamo una traccia, vedete, così, però spalmando bene bene bene, non mettendola così, perché questo deve rimanere attaccato per sempre qua, eh? È una cosa indelebile. Mosaico è una tecnica molto resistente e quindi queste sono delle tracce che proprio non si cancellano. Basta, giù fino in fondo, giù, tutto giù, tutto giù, venite su, bravissimi! No, è bello tutto, il Brodox. È strano. Questo progetto mi è piaciuto molto perché ci ha fatto dialogare e confrontare per i diversi problemi che ci sono e ci ha fatto capire il lavoro di gruppo. Abbiamo anche condiviso queste esperienze con anche persone che prima come NEC non conoscevamo. Abbiamo cantato e suonato, ci siamo divertiti, siamo stati un gruppo, si è unito ma anche staccato.